Arbitro rigore! Stia zitto! Giochi! Arbitro fallo! So io quello che faccio, mi ascolti! Stia zitto e giochi! Ma arbitro, era fallo! Le ho detto di stare zitto, se no la sbatto fuori! Ha capito? Sono io che decido qui in campo, io comando! Arbitro! Espulsione! Ma che dice? Sono io che so che cosa fare! Non è espulsione, giochi! Fin quando non le spezza una gamba si può giocare a calcio! Rigore per la Juve! No, arbitro, è per il Brescia! Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale. Hola! Eccoci qua, 1936 solo io, ancora con voi ragazzi, buonasera. Questo è, è l'argomento della 25esima giornata. Ennesimi errori arbitrali, ennesimi contestazione agli arbitri, come al solito. Brescia, Pescara, Benevento, Foggia, sempre le stesse squadre sono coinvolte, purtroppo. Però questi errori arbitrari, raga, ci sono, purtroppo gli errori ci sono, e Giulia Faind, dobbiamo convivere con gli errori arbitrali nel campionato cadetto, perché purtroppo l'ho già detto e lo ripeto, la categoria arbitrale è scarsa, non c'è niente da fare. Ciò che maledetta Sebastianite, ciò che ho da segnalare però, e lo dico da sportivo, da tifoso sì del Pescara, però lo dico sempre con sportività, secondo me veramente l'arbitro l'ha commiata grossa in Foggia a Benevento. Lì c'è stata una rapina veramente a mano armata ai danni del Foggia, che l'avessero fatta qui al Pescara avrei, non lo so che cosa avrei combinato io. Comunque questa 25esima giornata, come al solito, si è riproposta con qualche sorpresa. Ogni giornata ci riserva qualche sorpresa. Siamo partiti, raga, venerdì sera con Verona Salernitana, partita vinta dagli scaligeri per 1-0 con un gol del pazzo Pazzini. Che culo, cioè se ci riprova 80 volte non lo fa il gol, cioè è carambolata la palla sul palo, gli è finita sullo stingo e rientrata in rete. Questa è stata la partita del Verona e della Salernitana. Se no era una partita che sarebbe finita 0-0, perché veramente era una partita scialba, molto scialba l'ho trovata come partita, non ci sono state azioni significative, veramente una partita scialba. Un'altra partita invece che è finita con un risultato quasi scontato, la partita del Brescia, finita 2-0 con il Brescia in vantaggio all'80esimo con un autorete di Molina. Pare però che sull'azione del gol, che era un calcio di punizione, nel momento in cui il giocatore del Brescia batte la palla, un giocatore biancazzurro era oltre la linea dei difensori, il giocatore che poi ha disturbato Molina nel momento in cui è intervenuto sul pallone e la palla è finita in rete. Però, voglio, non ci potevamo ogni volta appellare ai centimetri, ai millimetri, al piede, la mano, il braccio, la spalla, l'orecchia. Cioè,
è pure difficile da vedere sti fuori gioco. Io l'ho rivisto più volte, l'azione ancora vedo se è fuori gioco o meno, ma anche se fosse, dobbiamo capire che gli arbitri decidono in una frazione di secondo. Comunque sia, vedo le statistiche della partita, il Brescia ha fatto 14 tiri totali, 4 in porta. Il Crotone invece soltanto 6 tiri, in porta 0. Quindi i tifosi del Crotone, invece di protestare per un'altra volta per ennesimo sfavore arbitrale, che quindi il Crotone abbia perso per colpa degli arbitri, ma guardate la vostra squadra che purtroppo i numeri sono quelli, non si possono non guardare. In una partita non hai fatto un tiro in porta, non puoi pretendere poi, cioè alla fine il Brescia due gol li ha fatti. Io ho visto la partita, il Brescia ha giocato molto meglio, ha fatto più azioni da gol, cioè il Crotone non ha fatto niente. Quindi Brescia-Crotone 2-0, Brescia sempre più primo in classifica. Altra sorpresa della giornata, raga, Cremonese-Ascoli 0-1. Io non l'avrei mai detto, l'Ascoli ha vinto per 1-0 fuori casa con un gol di Rossetti. Anche qua, se vai a vedere le statistiche, la Cremonese in tutta la partita 0 tiri in porta, non ha tirato una volta in porta, e l'Ascoli invece ha fatto 13 tiri, 4 nello specchio, e ha vinto meritatamente. Pure l'Ascoli ha giocato meglio della Cremonese, quindi questo è un altro risultato a sorpresa, che io non mi aspettavo una Cremonese che perdesse in casa, però è successo quello. Altro risultato a sorpresa della giornata, Carpi Spezia 3-2. Raga, questa era una partita secondo me da pareggio, perché le squadre la serata hanno giocata alla pari. È vero che lo Spezia ha dominato più sul possesso palla, ho visto un po' gli highlights, ho visto pure le statistiche della partita, maledetta tosse. Lo Spezia ha fatto il 61% possesso palla, però è anche vero che i tiri in porta alla fine hanno tirato uguale, 7 tiri lo Spezia, 5 il Carpi. Ci avete visto che segnata il Carpi? Mamma, tu Koulibaly, cioè Koulibaly è riuscito a fare un gol, Koulibaly, il Pogba, il nuovo Pogba. No, vabbè, non ci credo, cioè sì, è finito il calcio, raga, è finito il calcio, si è segnato Koulibaly, è finito il calcio. Comunque un bel gol l'ha fatto, ha tirato da fuori area, una bella frisella a fil di pao, beh, bel gol, devo ammetterlo. Però si è segnato Koulibaly, è finito il calcio, finita la Serie B. Perugia-Cosenza, questo è un altro risultato a sorpresa, tutti i risultati a sorpresa. Raga, Perugia-Cosenza 0-1, ha vinto il Cosenza grazie ad un calcio di rigore segnato da Mirko Bruccini, rigore che non c'era, perché si è buttato il giocatore del Cosenza, l'ho visto e rivisto anche qui, però purtroppo l'arbitro deve decidere in un nanosecondo e ha decretato il calcio di rigore. Ma anche qui, raga, il Perugia ha fatto un tiro in porta in tutta la partita, su 11 tiri un tiro in porta, mentre il Cosenza ha fatto 6 tiri, 3 in porta, 3 nello specchio. Quindi purtroppo il calcio non è che è una scienza astratta, se tiri in porta segni, chi tira più in porta ha più probabilità di segnare, questa è la verità. Cittadella-Lecce 4-1, questa era una partita che io mi aspettavo che il Cittadella vincesse, perché ultimamente il Cittadella era stato molto 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 sfortunato, devo dire, e comunque ha giocato veramente bene il Cittadella e ha meritato di vincere. Cioè il Cittadella ha fatto, raga, 20 tiri in porta, cioè 20 tiri di cui 6 in porta, mentre il Lecce ha tirato 4 volte in porta facendo soltanto 7 tiri. Quindi è stata una partita veramente dominata dal Cittadella, che hanno mantenuto anche un possesso palla maggiore rispetto al Lecce. La Mantia ha fatto un gol, mamma mia, uno dei più belli della Serie B di questa giornata. Da segnalare la tripletta di Gabriele Moncini, non lo so chi sia, però tripletta di questo giocatore del Cittadella, che in pratica ha ribaltato la partita da solo. Poi c'è stato il gol di Adorno al 70esimo che ha siglato il risultato sul 4-1. Pescara-Padova, raga, 2-0. E qui ci sono state le proteste un'altra volta da parte dei tifosi del Padova. Uno dice, vabbè, forse in una partita da pareggio, il Padova, raga, 17 tiri totali per ambedue le squadre. L'unica differenza è che il Pescara ha fatto 6 tiri nello specchio, segnando 2 volte, mentre il Padova ha tirato in porta soltanto 2 volte.
quelle due volte in cui Ciorillo ha fatto quelle due parate, uno nel primo tempo e uno sul secondo tempo su quel colpo di testa. Quindi per tutti i sostenitori del Padova che si lamentavano dicendo ma la partita l'avete vinta solo grazie al rigore, voglio, cioè, ma l'avete visto il rigore di Memusciai? Cioè, io per capire che forse era o non era rigore ho rivisto l'azione, cioè veramente tante volte a rallenti con il fermo immagine. È vero che il giocatore del Padova tocca prima il pallone, ma esattamente mezzo millesimo di secondo dopo prende Memusciai, cioè sono arrivati quasi contemporaneamente e l'arbitro giudica in un attimo di secondo senza poter guardare il replay. Quindi perché vi incazzate di una cosa che non è, cioè non è normale incazzarsi con l'arbitro, che dici, tu dici ma fischiamo un rigore, è vergognoso, ma ci poteva stare che l'arbitro è tratto in inganno. Cioè Memusciai non è che si è buttato, Memusciai è stato preso, non vi potete incazzare. E comunque avete fatto due tiri in porta in tutta la partita, di cui un calcio, un colpo di testa parato da Fiorillo nel secondo tempo quando eravamo già 2-0, e un tiro nel primo tempo, stop, dove avete beccato il palo, punto. Non avete fatto altro il Padova. Una partita in lungo e largo dominata dal Pescara, che ha giocato meglio, ha fatto due gol e che nel secondo tempo ha sfiorato il terzo gol in più di un'occasione. Quindi prima di contestare gli arbitri, le decisioni, guardate ciò che accade in campo e soprattutto guardate i problemi della vostra squadra. Il Padova è una squadra purtroppo tecnicamente scarsa, non riesce ad arrivare a concludere, non tira un po', non segna, gli manca la punta lì davanti da inizio anno. Quindi non date la colpa sempre agli arbitri, perché il Pescara, perché il Brescia col Crotone ha meritato perché è più forte, il Pescara col Padova ha meritato perché è più forte, ha giocato meglio, punto. Il Foggia per esempio, torniamo qui nell'altra partita, ha pareggiato col Benevento 1-1, ma il Foggia ha giocato in 10 è stato derubato, perché lì c'era un fallo su Gerbo nettissimo al 45esimo, ma quei tifosi del Benevento pure dicono ma non era fallo perché Caldirola è entrato sul pallone. Sì, ma è entrato sul pallone, ma nel momento in cui ha toccato la palla ha fatto casca pure, cioè ha buttato a terra pure Gerbo che era in possesso del pallone. Non può entrare in questo modo scomposto un difensore, tu crei il danno, non entri sulla palla, tu atterri il giocatore anche, e rigore tutta la vita quello lì, e l'arbitro non l'ha fischiato. Poi arriva Coda che dà un buffetto sul culo a Gerbo e Gerbo reagisce e viene cacciato. Ma probabilmente se l'arbitro avesse fischiato il calcio di rigore, probabilmente il Foggia sarebbe andato in vantaggio 1-0 e Gerbo non sarebbe stato cacciato e la partita sarebbe stata diversa in 11 contro 11, perché col Foggia in vantaggio 1-0 l'avrei voluto vedere poi la partita. È vero che poi il Benevento nel secondo tempo ha creato anche, è andato anche in vantaggio, però è vero anche che pure il Foggia ha creato tanto, ha avuto l'occasione di Chiaretti, ha fatto gol con Krakow, ma che punizione che ha fatto Krakow, non so se l'avete visto. Questo è un pareggio, sì, meritato da tutte e due, perché tutte le squadre forse il pareggio è giusto, però l'arbitro ci ha messo veramente del suo, perché volevo vedere il Foggia in vantaggio con 11 giocatori in campo. In 10 ha giocato meglio il Foggia del Benevento, quindi di chi stiamo a parlare? E raga, poi l'ultima partita della serata è stata Livorno-Venezia, con Livorno che vince all'ultimo respiro, all'ultimo soffio proprio, un gol di Rajčević al 92esimo. Però anche qui non c'è stata partita, il Livorno se l'è meritata la partita, cioè se fosse finito in pareggio era una partita diciamo rubata tra virgolette da parte del Venezia. Cioè il Livorno ha fatto 18 tiri 7 in porta, il Venezia ha fatto 6 tiri 3, cioè il Livorno veramente ha giocato molto 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 meglio e sta mangiando veramente una frega di gol sia il primo che nel secondo tempo. È vero che poi pure il Venezia se l'è giocato il secondo tempo, è stata una partita un po' più un po' più alla pari col Venezia che è tornato giù, però il Livorno ha meritato. E adesso la classifica è veramente un macello. Raga, la classifica è un macello perché ci troviamo sia nelle zone alte che nelle zone basse. Veramente sono tante squadre in pochi punti. Per la promozione il Brescia 46 punti, Palermo a 42 con una partita in meno, Pescara 41. Ma nelle prossime partite il Brescia deve andare a giocare a Padova e col Cittadella, quindi non sarà facile per loro. Adesso vediamo
anche di che pasta è fatto il Brescia, che deve andare a giocare, che giocherà col Cittadella, è colpato perché ha bisogno di far punti. Il Palermo incontrerà il Crotone e poi il Lecce pure, quindi anche per il Palermo non sarà facile. Ecco perché è fondamentale ora per il Pescara di uscire indenne da Benevento e vincere con lo Spezia, perché così poi, raga, la classifica comincia a essere interessante, eh. Il Benevento dopo il Pescara incontra il Livorno, e il Livorno è in grande spolvero. Il Verona che gioca con Lecce e poi col Venezia, che adesso il Venezia è risucchiato, e il Lecce incontra il Verona e il Palermo. Lo Spezia adesso che gioca con Livorno e col Pescara, quindi tutte queste squadre in alta classifica, oggi sono tutti scontri diretti in castro. Quindi la classifica adesso è importante non perdere, non perdere, vincere in casa, pareggiare anche fuori, vincere in casa, pareggiare fuori, fare sempre punti, 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 più punti fai meglio è, secondo me, perché vedrete che ci saranno anche qualche passo falso da parte di Brescia, Palermo, di Benevento, di Stefano, Verona, il Verona, ci stiamo aspettando veronesi, qua qua, a Pescara. Va bene, raga, questo è tutto. Domani ci sta l'anticipo, Benevento Pescara alle 6, poi si gioca la Serie B, la 26esima giornata. Domani facciamo il video sulla 26esima giornata e vediamo come può andare l'andamento di queste partite della 26esima. Va bene? Un abbraccio a tutti. Buona Serie B e sempre forza Pescara. Se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto nei commenti, condividete il video e vi ricordo a tutti calcioshoptop.com, il sito per comprare le maglie della vostra squadra del cuore a 29,99€, codice di sconto Antonio82, lo mettete nel discount code, 5% di sconto per gli iscritti al mio canale calcioshoptop.com, trovate il link qui sotto in descrizione insieme al codice. Ciao a tutti, alla prossima.